Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Purtroppo questo video lo devo registrare nuovamente perché, ahimè, è andato perso. Non so spiegarmi la cosa, ma io in questo periodo ho un po' sfortuna. L'avevo registrato prima di Pasqua e ho detto così lo carico dopo le feste, che so già che non riuscirò a fare niente, e invece, boh, non c'è, il file non c'è più. Bene, sono contenta, ricominciamo da capo. L'unica cosa che mi dispiace è che una creazione non potrò mostrarla, potrò mettervi solo la foto, perché dovevo regalarla, quindi non c'è più. Ma bando alle ciance, vi mostro cosa ho fatto nell'ultimo periodo, le cose sono pochine, perché in realtà alcune cose devo ancora fare lo schema e quindi ve le mostrerò più avanti. Il primo che vi mostro è tessitura ed è il mio ciondolo Notti d'Oriente che magari alcuni di voi già conoscono perché è stato pubblicato su Fashion Gents Magazine marzo-aprile 2015, quindi l'ultimo uscito, quello che trovate ancora in edicola. È un semplice, tra virgolette, una lavorazione appunto a peyote incastonando un cabochon 30x22 Swarovski, come potete vedere. In questo caso io ho utilizzato il cristallo AB, ma si nota. E poi utilizzando le Obits, le rocaille, le pellet e i biconi Swarovski. Viene un ciondolo abbastanza grande, come potete vedere, perché comunque è bello grandino, però non pesante e semplice da portare, perché secondo me, pur essendo molto ricco, anche con un outfit molto semplice ci può stare. Mi è piaciuto tantissimo, infatti non vedo l'ora di poterlo fare in altri colori, soprattutto in nero, perché lo sapete che io uso solo roba nera. Scusate. Poi, passando all'embroidery come tecnica, di cui appunto vi metterò la foto del bracciale che ho realizzato, era un bracciale fatto in pelle, incastonando un disco di madreperla e poi facendo una decorazione con i cipollotti. Vi metto la foto adesso. Ecco, e purtroppo appunto l'ho dovuto regalare, quindi non ho potuto farvi il video, però era un embroidery molto semplice e stavo pensando se fare o no il tutorial di un bracciale a fascia così, quindi senza base, soltanto pelle o ecopelle, quello che uno preferisce utilizzare. Poi sempre appunto embroidery, questi sono gli orecchini che avete visto nell'ultimo tutorial che ho pubblicato e dovrebbe anche essere proprio l'ultimo video, che sono realizzati con i bottoni che ho trovato quando sono andata a Pisa al mercato a trovare Fata Morgana e poi appunto incastonati con delle perle rotonde sfaccettate, in questo caso sono comunque cristalli cinesi, rocaille e poi appunto ecopelle, Girobrick Stitch e monachelle artigianali fatte con il filo di rame trattato che ho preso su Perls & Co. Ed ecco qua, questi sono un altro delle ultime cose che ho fatto. Non riesco a capire se c'è poca luce oppure no, magari spostando la lampada. Ecco qua, forse adesso si vede bene. Poi, io avrei voluto fare un video a parte, però vabbè, dato che le cose sono veramente poche, oggi inserisco anche questi orecchini che ho realizzato con la stessa Shibori, o Shibori, non ho ancora capito come si pronunci. E mi sono ispirata a tante creatrici che ormai utilizzano la seta da parecchio tempo, sono andata, ho guardato e ho preso uno spunto un po' di qua, un po' di là e ho utilizzato questo elemento appunto in soutache fatto con dei cristalli Swarovski, quei quadrati non un po' smussati, dovrebbe essere questo il color olivine con i loro castoni perché sono posizionati nei castoni metallici, delle perle Gutterman che ho trovato al brico, dei bicono Swarovski, appunto la seta Shibori di questo color verde che sfuma, questo color vinaccia, diciamo. E avevo, non so, mi era venuta voglia di autunno e quindi ho utilizzato questi colori un po' terrosi, un po' cupi. E dietro li ho foderati, non sono uguali come potete vedere, però sinceramente non mi interessa perché trovo questa tecnica, al di là delle embroidery, molto bella proprio perché sono pezzi molto unici.
Ho utilizzato queste coppelle color oliva che avevo preso su, se non sbaglio, Beading tanto tempo fa, sto vivendo ancora di rendita, e poi queste monachelle color rame perché ho utilizzato appunto le rocaille rame della Tho, mi sembra che si chiamino matte copper, se non sbaglio. E niente, quindi mi sono approcciata anche a questa tecnica. Voglio fare a parte, ho fatto anche un ciondolo, ma faccio un video a parte che registro subito sperando che non si cancelli anche questo file e così ve lo mostro. Adesso, dopo le vacanze pasquali che mi hanno tenuto occupata con i mercatini, ricomincio a fare qualche schema, ricomincio a perlinare, ricomincio a fare qualche altre cosa, così nel prossimo video avrò un po' più di cose su cose da mostrarvi, spero. E oltretutto sto aspettando un ordine da Pearls & Co. Con arrivo altra seta, quindi voglio continuare a sperimentare con questa tecnica. Spero che le creazioni vi siano piaciute e noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivermi se vi fa piacere al gruppo Facebook, di cui avete il link nell'info box, e di seguirmi anche su Instagram, su Pinterest. Comunque trovate tutti i link nell'info box oppure nella home del canale. E a presto, ciao!